noi siamo qua in difesa della legalità, in sostanza, nel senso che le discariche sono sostanzialmente vietate, cioè le norme che adesso usciranno da parte della Comunità Europea e quindi che verranno recepite prevedono la chiusura delle discariche, quindi noi troviamo assurdo che dopo 30 anni di esercizio di una discarica, che poi non è servita soltanto per Orvieto, ma la discarica centrale per l'Umbria, si stia ancora a ragionare dell'ampliamento della discarica quando esistono disposizioni, tecnologie, sistemi per risolvere definitivamente il discorso, il ragionamento del ciclo dei rifiuti. Quindi ritrovarsi con una regione che sostiene ancora che la discarica di Orvieto è la discarica per l'emergenza in Umbria significa non aver applicato le norme, aver trascurato le disposizioni e quindi far restare il problema dei rifiuti in eterno. Noi questo non è più possibile, chiediamo che la discarica d'Orvieto venga sostanzialmente non tanto chiusa ma quanto riportata nella sua dimensione legale, cioè dove ci va la parte residuale dopo un trattamento dei rifiuti, dopo un riciclo che in Umbria non viene praticato perché non abbiamo dati, non abbiamo informazioni. Quindi il problema sostanziale è il riciclo dei rifiuti. Se procediamo con il riciclo si esclude il problema sia dell'incenerimento e sia di buttare la roba in discarica. Dal momento che in Umbria non facciamo riciclo è chiaro che l'unica, però insomma non è sostenibile, non è possibile andare avanti in questo modo.